Bergamo Città d'Europa, una città a misura di giovani. Il nuovo Polaresco, una struttura polifunzionale inaugurata il 28 maggio 2008, apre le porte alle nuove generazioni. Polaresco. Il Polaresco, da colonia estiva in epoca fascista a struttura polifunzionale, un sogno diventato realtà. È diventata realtà ed è anche una realtà che appunto nasce come spazio dedicato ai ragazzi, ai ragazzini. Era un centro elioterapico dove d'estate, una colonia dove d'estate mandavano i bambini a farsi i bagni di sole. Ecco, oggi invece è stata immaginata ed è stata realizzata per i giovani, gli adolescenti, ed è gestita dai giovani. Credo che questa continuità storica e di senso sia un valore aggiunto. Una continuità che ha subito una forte accelerazione nel corso degli ultimi anni in particolare, vero? Sì, ha avuto una forte accelerazione ed è comunque un progetto che ha il merito di tre amministrazioni che hanno condiviso gli stessi obiettivi. È fondamentalmente quello di costruire un progetto per i ragazzi di questa città, di questo territorio. E dopo tanto tempo, ora la struttura è inaugurata e funzionante. Il Polaresco, un luogo che offre una grande varietà di spazi, di servizi e di appuntamenti che favoriscono l'aggregazione e l'espressione delle giovani generazioni. Sì, il Polaresco è uno spazio innovativo anche perché è molto articolato, ha diversi servizi che esprime. Andiamo dalla sale musicali, sala teatrale, sala espositiva, sale riunioni, l'Informa Giovani, lo spazio poi, il bar. Quindi diversi servizi, una casa dove c'è invece una collaborazione, un'integrazione tra la parte istituzionale che dialoga con i ragazzi, che vengono responsabilizzati nella gestione dei servizi. Allora, io sono Ettore del Lussana, sono il rappresentante d'istituto e abbiamo organizzato la festa due giorni delle scuole, appunto, organizzata da noi quattro rappresentanti dell'istituto del Lussana insieme alla consulta, e che si è svolta qua nello spazio del Polaresco, ed è stato appunto per promuovere un attimo questo spazio, ed erano presenti diverse attività. In generale mi sembra che abbiamo riscontrato un notevole successo, perché la presenza, soprattutto il secondo giorno, è stata... I risultati sono stati soddisfacenti. Sono Francesco della consulta studentesca. Noi abbiamo deciso di fare la festa appunto della consulta delle scuole qua al Polaresco perché era un posto nuovo, da appena inaugurato, e quindi da far conoscere ai giovani di Bergamo. E quindi era importante per noi, soprattutto appunto parlando di consulta, di farlo conoscere ai ragazzi di Bergamo. Quindi farla qua è significato, oltre a fare comunque la festa, era un segnale ai ragazzi per dire qua c'è qualcosa per voi. Cosa, pensa, guarda, che sei in Mondovisione. Qualche esempio degli eventi che sono stati organizzati? Ma già quest'anno diversi sono le iniziative che si stanno organizzando. Una su tutte molto bella, del primo anno, ed è frutto della collaborazione tra noi e il TTB, è quella della maratona teatrale, di questa giornata intera, compresa la notte, dove a seguito di un bando inclusivo, abbiamo stimolato tra l'altro 13 realtà teatrali giovanili nel partecipare, nel costruire con noi questo progetto teatrale, che ha come obiettivo quello della promozione del teatro e della promozione delle realtà teatrali giovanili, che ha la facoltà, l'opportunità di poter ospitare degli eventi organizzati con i ragazzi, che hanno come valore vero il coinvolgimento, ma anche la potenzialità di ospitare degli eventi, nel vero senso della parola, degli eventi importanti. We'll be right back.
Polaresco. 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 Il Polaresco, una realtà voluta e gestita dalle realtà giovanili, uno spazio che dà spazio alle idee. Parliamo di musica, come vengono gestite, come sono organizzate le sale prove, quindi gli spazi musicali. L'obiettivo di questa sala prova è promuovere la musica, coinvolgere e valorizzare i gruppi bergamaschi e poter, assieme diciamo al coordinamento del Polaresco, organizzare anche degli eventi musicali che comunque hanno come obiettivo quello di promuovere la musica nel territorio. Onde Quadre, lo spazio dedicato alla musica. Lo spazio dedicato alle sale prova del Polaresco verrà gestito, è stato chiamato Onde Quadre, è quindi dedicato però a 360 gradi a quello che riguarda la musica. Siamo quattro soci che si sono costituiti in associazione. Arriviamo da 2 anni ormai di collaborazione con altre sale prova. La nostra area di competenza è costituita da 3 sale prova musicali, allestite ovviamente con tutta la strumentazione del caso ed insonorizzate a dovere. Nel futuro abbastanza breve ci interesserà comunque portare avanti la promozione, la scoperta, l'organizzazione propositiva che riguarda comunque la musica dei giovani bergamaschi.